Ciao bambini! Siete pronti per finire il vostro angolo delle emozioni? Oggi faremo la paura e l'amore. Pennelli alla mano e cominciamo! Sapete bambini, tutti quanti hanno paura, anche i grandi. Prendetevi un momento con la mamma e papà, o con i nonni, o con chi c'è lì con voi in questo momento. Per pensare un'esperienza in cui avete provato paura e parlatene, condividetela, vi farà stare meglio. Chiedete ai grandi quale sia la loro paura. Non siete curiosi? Proprio, proprio spaventata in coro. Hai urlato? No, ma avevo paura, mi veniva da piangere. Ah sì, hai ragione. La paura è melmosa, è appiccicosa, ci si appiccica alla mente, continuiamo a pensare sempre a quella cosa invece che scacciarla via, a volte ci rimane proprio appiccicata dentro e dobbiamo liberarcene in qualche modo. Allora prendete le tempere, il colore che vi ricorda la vostra paura, prendete del filo di lana, immergete il filo di lana nella tempera, rendetelo appiccicoso come la paura e poi schiacciatelo più volte come volete secondo la vostra fantasia sul foglio. Sentite come la paura ci si appiccica anche alle mani. Guardate che belle paure che dipingete. Non vedo l'ora di vederle. La paura si vince con il coraggio. E sapete qual è il segreto per essere coraggiosi? Adesso ve lo dico. È l'amore. Mi ricordo che quando ero bambina e di notte avevo paura, correvo nel lettone della mamma. E la mamma si girava verso di me e mi dava una carezza sul viso e un bacio sulla testa. Mi sentivo così al sicuro e grazie a quell'amore della mia mamma avevo il coraggio di riaddormentarmi serena. Vi è mai successo? Pensate che oggi, per amore dei miei bambini, riesco persino a prendere le cimici per mandarle via quando volano in camera loro. E allora, cosa ne dite? Dipingiamo questo amore? Pensate a un momento in cui avete amato tanto. Oppure in cui vi siete sentiti amati tanto. Date dei colori a questo amore, ma attenzione! Stavolta bisogna essere almeno in due per dipingere. Ognuno inizia a dipingere ciò che vuole e a metà del lavoro vi scambiate dipinti. Proprio così, avete capito bene. Come si scambiano atti d'amore, voi vi scambierete i vostri dipinti. Lo so, ci vuole tanto coraggio per cedere il proprio dipinto ad altri, ma credetemi che il risultato sarà sorprendente e se lo farete con amore per chi dipinge con voi, ce la farete di sicuro e sarà anche divertente. È una promessa.
il vostro angolo speciale dove potete sentirvi liberi di esprimere ogni emozione è terminato. Ma voi potete aggiungerle tutte quelle che vi vengono in mente, il disgusto, il dolore. E spero tanto che possa esservi servito per sentirvi un po' meglio, per divertirvi e per stare un po' insieme mentre aspettiamo di rivederci di nuovo e speriamo molto presto ormai. Ciao bimbi!